Cazzarazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e molti di voi sapranno che tra le mie varie passioni c'è quella dei film. Io li adoro, specialmente se sono horror e thriller. E specialmente se alla fine ti ritrovi a dire: oh mio Dio, ho paura che questa notte morirò. E l'altro giorno mi sono ritrovato ad avere a che fare con un trailer di un film che si chiama Countdown. La storia è tutta quanta basata su un'applicazione che sarebbe in grado di predire la tua morte. 7 anni. Prima di morire, vorresti saperlo? La protagonista è un'infermiera, si chiama Queen. Scarica questa applicazione e cosa scopre? Che le mancano la bellezza di 3 giorni. 3 giorni da passare sulla Terra, 3 giorni da passare insieme ai suoi amati e 3 giorni prima di crepare. Ma è solamente un'applicazione, è solamente un gioco. Oppure no? Più le ore passano e i giorni diminuiscono, più Queen si rende conto che forse qualcosa di vero in quell'applicazione c'è. E forse dovrà trovare un modo per evitare di morire prima che il tempo finisca. Quello che dobbiamo fare è battere il tempo di un solo secondo. Countdown esce in tutti quanti i cinema il 21 di novembre e io onestamente non vedo l'ora di vederlo perché sono veramente molto incuriosito. Cioè, l'idea di un'applicazione che predice la tua morte è una cosa che è già stata vista, ma l'idea che effettivamente ti possa portare all'oltretomba, amen, questo è veramente interessante, specialmente perché sembra che ci sia un elemento paranormale legato a tutta quanta questa applicazione. Cioè, sarebbe fighissimo se esistesse veramente. E se vi dicessi che esiste veramente un'applicazione del genere? Ho infatti scoperto che quando è uscito il trailer di questo film è stata creata anche un'applicazione. E lì mi sono detto: no vabbè, geniale, saranno stati quelli del film. E invece no, è stato un certo Ryan che si è inventato una mattina, dopo aver visto l'applicazione del film, di farne una veramente. La crea in 448 e la butta dentro l'Apple Store. Nel giro di un giorno 1 milione di persone scaricano quell'applicazione e poi scompare misteriosamente. L'Apple Store se ne esce dicendo: è troppo minimalista, non serve a niente, non rispetta le nostre regole dell'Apple Store, quindi noi non la vogliamo. La notizia fa il giro del mondo e dopo pochi giorni, stranamente, questa applicazione ritorna all'interno dell'Apple Store e anche dello store Android. E io l'ho scaricata. Io voglio aprirla e vi giuro non l'ho ancora aperta perché volevo farlo in video insieme a voi e vedere quanto mi manca. Quanti giorni questa applicazione mi dice che io avrò ancora da passare qui con voi perché il mio cuore è vostro, lo sapete. Quando tu apri l'applicazione, lei immediatamente ti dà un countdown, senza alcuna regola. Ok, il tuo countdown è pronto. Accetti il tuo destino. Lo accetto. Continua a vibrare sulla mia mano come se fosse una pulsazione. Ok. Cristo santissimo, che razza di suono è? Ok, 39 anni. 39 più 16 anni fa pochi anni, muoio così giovane. Oddio, ogni secondo è scandito con una pulsazione. Ma che significa? Sbaglio, è partito il flash. Ho paura di morire io. Il mio genere è posseduto, mio Dio. Oh, ai! Oh, no! Cos'è? Oddio, la mia telecamera, che c'è so? ha scattato questa foto di me bidone con lo sfondo del genere. Mi fa impressione. Si è bloccato? Raga, non posso più usare il mio telefono, non fa più niente. Ok, molto bene. Quindi ora che so che mi mancano 39 anni da vivere, possiamo anche stare abbastanza tranquilloni. L'applicazione di Countdown in realtà è molto particolare perché non si basa su niente. Cioè, quando tu la scarichi hai il tuo fatto, ossia 39 anni, 2 giorni, 4 notti, non si sa. È totalmente casuale, non si basa su niente. Da quando esiste internet esistono un sacco di sondaggi, programmi e sorte di algoritmi che cercano di darti una data per quando morirai. Casuale, programmata, solo per spaventarti o addirittura basata su sondaggi a 20 domande che ti chiedono dove sei nato, dove sono nati i tuoi genitori, quando sono morti i tuoi genitori. Insomma, ti fanno un sacco di domande per cercare di capire quando sarà la tua data di morte, cercando di fare un calcolo abbastanza preciso. E la cosa che mi ha incuriosito è il fatto che così tanto noi persone siamo incuriositi dall'idea di morte, perché, cioè, in fondo è un concetto talmente tanto astratto e talmente tanto particolare che è difficile anche di immaginare. Cioè, provate a immaginare un giorno di non risvegliarvi più.
Cioè, semplicemente, voi andate a dormire e non vi risvegliate. Dopo la morte, cosa c'è? Nessuno lo sa. O no? Ci sono infatti un sacco di testimonianze, di esperienze pre-morte, di persone che hanno raccontato, hanno avuto la possibilità di dire quello che hanno visto quando sono morte, perché alcune persone in realtà quando vengono rianimate raccontano di aver visto delle cose, di aver visto tunnel, di aver avuto sensazioni di benessere, di aver visto le persone che hanno perso nel corso dei propri anni. Ci sono delle testimonianze assurde e una di queste è particolarissima, raga, io ve la voglio riportare. Lei si chiama Gloria Polo e era stata vittima di un incidente stranissimo, ossia un fulmine. Aveva colpito lei, il marito e il cugino. Sono stati portati immediatamente tutti quanti in ambulanza e l'unica sopravvissuta purtroppo è stata proprio lei. E dopo essere stata rianimata, la prima cosa che ha detto è: mio cugino e mio marito sono morti, lo so, perché li ho visti. Lei ha raccontato di aver visto un tunnel bianco dove poteva vedere in fondo le persone della sua vita che erano morte. Sentiva intorno a sé una luce intensissima che la faceva stare bene e aveva visto il marito e il cugino attraversare quel tunnel mentre lei si allontanava. La cosa stranissima, raga, è che effettivamente il cugino e il marito erano morti mentre lei era sopravvissuta. E la cosa ancora più allucinante è che molte altre persone hanno comunicato la stessa cosa. Secondo moltissimi medici, in realtà questa sensazione di benessere è completamente spiegabile, perché hanno calcolato che in quelle situazioni di forte adrenalina e di morte o pre-morte vengono rilasciati degli ormoni e delle sostanze dal nostro cervello che sono simili alle droga, però questa è legale, e quindi farebbe avere a queste persone delle allucinazioni. O forse dietro tutto questo c'è qualcosa di paranormale? D'altronde le esperienze pre-morte sono paranormali, sono inspiegabili. Dovete pensare che ogni anno vengono investiti milioni e milioni di dollari per scoprire quando moriremo e soprattutto per riuscire a calcolare il giorno. Facendo una veloce ricerca online, si riescono a trovare un sacco di programmi che cercano di calcolare quando moriremo e soprattutto come. E sono anche riuscito a trovare un articolo di Nature, che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, che ha raccontato di come un gruppo di scienziati e di medici sarebbero stati in grado di creare un'intelligenza artificiale capace di scoprire quando moriremo. Sì, è possibile predire la morte. Sarebbe stata infatti creata un'intelligenza artificiale che è stata in grado di analizzare 114.000 singoli pazienti ricoverati in ospedale per almeno 24 ore ed è riuscito non solo a calcolare con incredibile approssimazione i decessi, ma anche le ospedalizzazioni non programmate, quelle prolungate e le diagnosi finali di soggetti analizzati. Ovviamente è stato solamente un esperimento, ma pensate se questo algoritmo diventasse improvvisamente disponibile per tutti quanti. Pensate alle persone che proverebbero a calcolare quando e soprattutto se potrebbero morire nell'arco di pochi giorni, di mesi, di anni. Pensate alle persone che dopo aver scoperto che moriranno tra poche ore si darebbero completamente alla pazzia, alla follia, al delirio, spendere completamente i propri soldi, commettere crimini, uccidere altre persone. È assurdo quello che potrebbe causare un'intelligenza artificiale del genere. E invece da un altro aspetto potrebbe essere la salvezza per molte persone, perché pensate a un ospedale che riesce a sapere quando un determinato paziente dovrà entrare in ospedale ed essere ricoverato. Molti di noi non è che vogliono sapere quando moriremo giusto per esorcizzare la cosa. Improvvisamente diventi niente. Ok, alcuni hanno l'aspetto religioso e pensano alla reincarnazione, pensano al paradiso, pensano al concetto di riunirsi con i propri cari, ma non abbiamo prova di questo. Ora che so quando morirò, tra 39 anni, forse sto un po' meglio. Non lo so, non sono così tanti anni, altri 39, sono veramente niente, raga. Cioè, ognuno di noi vorrebbe avere una vita infinita, però pensate se tipo mi fosse venuta fuori ai 5 giorni. O 5 ore, cioè non so cosa avrei fatto. Ovviamente la prima cosa che avrei fatto è tipo spendere qualsiasi euro che mi è rimasto. Penso che avrei preso il telefono e avrei cominciato a chiamare le persone che più mi stanno sulle balle, tipo i vecchi professori delle superiori, e dirgli: sei sempre stato un infame, la tua materia è veramente la nullità, ammazzati Befana. Probabilmente mi rapperai la testa giusto per vedere come sarei pelato. Non lo so, raga, mi sarei fatto arrestare, che bello, le ultime 5 ore della mia vita le passo in carcere, adoro. Però provate a pensare, se voi vi ritrovaste con 5 ore da vivere, cosa fareste? Fatemi sapere anche giù nei commenti cosa ne pensate di tutte queste applicazioni, di tutto questo elemento della scoperta della propria morte. A voi incuriosisce? Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Io vi ricordo che il film Countdown esce in tutti quanti i cinema il 21 di novembre. Io non vedo l'ora che esca e non vedo l'ora di andarlo a vedere al cinema. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì e 15, sabato alle 10:30 e tutto il giovedì. Ma questo lo sa mai nessuno. Vi mando.
Un bacione grande grande, al mio prossimo video. Ciao!